E anche questa edizione è caratterizzata da due tipi di manifestazioni, una, come tu dici, di velocità, che è quella del rally, l'erede naturale della targa Florio che fu, e contemporaneamente molte macchine storiche, nonché del tributo Ferrari, stanno facendo onore a questa manifestazione e hanno iniziato la loro prima tappa. 170 km di prove speciali, suddivise in due tappe, 76 iscritti provenienti da tutti Italia, più 41 partecipanti al campionato regionale. Sono numeri importanti che danno merito a questa 101esima edizione della Targa Florio. Le autorità dovrebbero impegnarsi per risistemare molte parti di queste strade, in particolar modo della 120, che era la strada classica che contraddistingueva la prova della Targa, una prova che partiva da Cerda, raggiungeva Caltavutturo e finiva a Collesano. Una gran vetrina per Palermo. Una grande vetrina per Palermo, anche una grande vetrina per la Ferrari. Una grande vetrina per Palermo, anche una grande vetrina per le auto che qui sono presenti. Una grande vetrina per Palermo, ma anche una grande vetrina per la Targa Florio. Una grande vetrina per Palermo, ma anche una grande vetrina per il rally. O ci facciamo vetrina vicendevolmente o non andiamo da nessuna parte. Io credo che insieme stiamo costruendo un'ennesima conferma che Palermo è una città attrattiva e non dobbiamo aspettare che arrivino i turisti per scoprire che Palermo è bellissimo. Tante sono le Ferrari schierate in questo particolare evento, quante? Ma in realtà anche quest'anno, nell'anno dei 70 anni di Ferrari, abbiamo un importante numero di vetture, oltre 30 vetture che saranno qui a rappresentare la Ferrari in questa manifestazione così importante a cui teniamo come la Targa Florio. Equipaggi da dove? Ma equipaggi da tutte le parti del mondo, molti italiani per nostra fortuna e tantissime persone che vengono dal Canada, dal Giappone. Abbiamo tantissime vetture, tutte le vetture di gamma, 48 GTB, California, California T e soprattutto la Ferrari a rappresentare, diciamo, la massima espressione delle nostre vetture aziendali. Ma che brivido si ha ad avere una macchina di questo tipo? Ma guidare una Ferrari è di per sé un brivido. La Ferrari ti porta a un livello ancora superiore, una cosa eccezionale, tanto più che con il KERS, con il motore elettrico, ti dà una potenza in più ed esclusiva che è la fine del mondo. Questa quanti cavalli ha? È quasi 900. Tante anche le Ferrari per il Ferrari Tribute. Sì, ci sono anche le Ferrari, queste bellissime creature di Maranello, e quindi che mi fanno ricordare tempi belli. È una bellissima gara, come tutte le gare del CIR, del campionato italiano rally, e ci metteremo tanto impegno per portare a casa un ottimo risultato.